says, well, we have a treat for you. You may be seated. We have a treat for you this evening. Of recent, Pastor Corrado Cabelli has been attending our church here. This man loves God with all of his heart. God has used him in so many incredible ways. Many people have come to know the Lord through his ministry. He comes here oft times, 2-3 times a week, and just spends hours sometimes in prayer. So he's a man after God's own heart, that's for sure. Originally comes from Italy, so I hope you've looked up your Italian tonight. The good news is he's brought an interpreter with him to help us with some of that wonderful language. And if you don't understand it, just ask God to interpret it for you. Amen. God can do that. So I just really appreciate this man. I've not only met him, I've met his son, I've met his grandson. Each of them are on fire for God, are serving the Lord. They're just a blessed family. So I'm going to call on Corrado right now to come. He's going to be sharing a great testimony with you, and then he'll be ministering and praying for you. God bless you, Pastor Corrado Cabelli. Amen. Amen. Signore sia lodato. The Lord be praised. Sono contento di essere qui nel mezzo di voi questa sera. I'm happy to be with you tonight. Ho cominciato a venire in questa chiesa, mi sembra che era il mese di, di forse settembre dell'anno scorso. I started to come in this church in the month of September last year. Ma venivo una volta ogni tanto. I used to come once in a while. Perché avevamo un'altra chiesa qui vicino. I used to go to a church close by here. Ma da quest'anno in poi sono venuto, diciamo, dal mese di gennaio ogni domenica. And this year, starting this new year, I come very often. E poi avendo trovato questo, affabile pastore di questa chiesa. And having found a nice, smiling pastor. All the time quando ci vediamo mi abbraccia e hug me all the time. Yeah, every time I meet him he hugs me. Questo è l'amore di Dio. This is the love of God. Amen. Amen. Perché quando abbiamo l'amore di Dio, ci abbracciamo l'uno con l'altro. When we have the love of God, we hug each other. Amen. Gloria a Dio. Amen. Invece quelli che hanno l'amore del diavolo fanno sempre a pugno l'uno con l'altro. Instead, when they are on the side of the enemy, they're always fighting each other. Ma grazie a Dio che noi siamo figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo. Thank God that we are children of God and brothers with Jesus. Voglio raccontare la testimonianza come Dio mi ha salvato. I want to tell my testimony how Jesus saved me, the Lord. Mi sentivo un poco male. By the way, io vengo di un paese, Pachino, provincia Siracusa, dalla Sicilia, Italia. I come from the island Sicily in Italy. E ricordiamoci che la mia provincia Siracusa è dove Paolo si è fermato per 3 giorni. It's the island where Paul, when he was with a shipwreck, he was stopped in Syracuse for 3 days. 3 days, amen. Gloria a Dio. Allora, sentendomi un poco male, mi ho sentito, andato nel dottore. I used to be sick, and so I went to the doctor. E il dottore ha cominciato a fare delle terapie, delle medicine, delle iniezioni. And the doctor gave me, did some therapies, some injection he gave to me. È durato circa 5-6 mesi, ma non ha potuto fare niente più. And for 6 months continued, but no avail. Allora mi ha detto, Corrado, ora ti manda a Siracusa in uno specialista. And the doctor said, I'm going to send you to Siracusa to a specialist. So, sono andato pure là, è durato circa 8 mesi, un anno, ma non ho potuto fare niente più. And even that, for 8 months or 1 year, but he couldn't do nothing. Allora, avevo l'età, diciamo, di 17, 18, 19 anni.
I was 17 years, 18 years old. E quando il dottore, diciamo, vi lavano le mani, come si sente la persona? When the doctor washes his hands, how does a person feel? Mi sono sentito così male perché ero giovane. Io mi ricordo nel mio paese, nel quartiere, c'erano gente di 70, 80, 90 anni. I felt so bad because I was so young and I was checked by the doctor that I was going to die probably. And when he saw that in the same quarters where he used to live there would be 70 years old people that were still alive. E dicevo in me stesso, perché queste persone devono vivere e io all'età di 18, 19 anni devo buttare le spalle a terra. And he will question and say, how come I'm so young and I'm dying when these old people, they're still alive? Non conoscevo il Signore a quel tempo. I didn't know the Lord Jesus in those days. E nemmeno sapevo se esisteva. And I didn't even know he existed. Gloria al nome del Signore. Così alcune persone mi hanno detto, ma perché non vai nei maghi? And certain people they said to me, why don't you go to the magician, to the witches or? E sono andato a tre di questi. And I've been to three of these kind of L'ultimo people. Di questo siamo andati con uno dei miei cognati. And to one of these people, witches, I went with my brother-in-law once. Abbiamo bussato alla porta, venuta la figlia, a chi cercate? Mio padre. Abbiamo detto sì. And we knocked at the door and the daughter of the gentleman came out to say, are you looking for my father? Allora ci ha detto, sedetevi che fra poco vieni. Sit down, my father is going to come soon. È passato forse 15-20 minuti ed è venuto. After 20 minutes he came. E mi ha detto, dice, che si tratta? Che cosa c'è? And he asked, say, what's happening? E ci ho detto, beh, io ho questo, questo e questo, e i dottori mi hanno licenziato che non mi hanno potuto fare niente più. And he explained what it was going on with his life, and he said that the doctors, they don't know what to do with Quando him. Lui ha sentito questo e ha visto come io ero combinato, when he saw this and he saw me the way I was in trouble, ha fatto solo un segno di come tu sei, nemmeno il Dio che nel cielo ti può aiutare. And he said, the way you are, not even the God in heaven can help you. Questo lo fanno però quelli, i predicatori del diavolo, non quelli di Dio. These are the preachers of the devil that do that. Non andate a queste persone perché è una cosa abominevole, dice la scrittura. Don't go to the witches or hand readers. Perché noi sappiamo dove andare nel nostro Signore Gesù Cristo. For we know where to go, to our Lord Jesus. Allora, amen, gloria a Dio. Il tempo passava, poi mi hanno chiamato a Messina per, diciamo, passare la visita per fare il militare. Then it came the time, because at that age, at 18, the military starts, so I went to Messina, another city. Mi hanno preso per fare il militare. And they took me to be a soldier. Mentre ci siamo conosciuti con una ragazza, then I came to know a girl. E ho detto in me stesso, devo partire a fare il militare. Di morire devo morire. Chissà quando vengo di fare il militare se ce la trovo. Now he knew the girl, and I said I gotta go to the military and maybe I'm gonna die before I'm even get married with this girl. E allora, cioè, quando sono ritornato che avevo passato la visita a Messina. After I passed a visit at Messina for military, ci ho detto, Concetta, te ne vieni? And he said, Concetta, you want to elope with me? E essa mi ha detto, sì, perché ti voglio bene. And she said, yes, because I love you. Sapete, nel mio paese, il paese di Pachino, è successo la guerra del 15-18. You know, in our town, after they knew what happened, that he was going to elope with this girl, it happened like the Second World War. Sapete perché? Perché io avevo 20 anni, ma mia moglie aveva solo 13 anni. You know why? I was 20 and my Concetta was 13 years old. Non era tanta grande, è vero, gloria She al nome was del not Signore. That old. Allora, mentre il tempo passava, poi sono andato a fare il militare, ho fatto 15 mesi di militare. And after this I went to do the military.
And quando poi sono venuto, diciamo, sono stato circa per un anno e mezzo nel mio paese lavorando. And after that, after I stayed in Pagini, my town, for 1 year working. Mentre c'avevo una sorella qui in Canada, a Toronto. Volete venire in Canada, in America? And one of my sisters that was in Canada, she said, "Do you want to come in Canada?" E abbiamo detto sì, vogliamo venire. And we said, "Yes, we're going to come." E qualcuno ci diceva, "Ma dove andate in Canada?" And some people were asking questions, say, "Where are you going to Canada?" Sì, in Canada dobbiamo andare. Bì, allora i soldi capala le fate. Oh yes, in Canada, the money you're going to find with the shovel, like. Ma io credeteci o no, quando ho lavorato in costruzione per 30 anni in una compagnia di piscine, non ho usato solo la pala, usavo pure il pico quando scavavo. And I worked for this company that do swimming pool for 30 years. Not only the shovel, but I used to do the pick too. Gloria al nome del Signore, perché se uno non lavora, soldo non è da nessuno. Because if nobody works, we cannot make money. C'è un tipo di persone che guadagnano le sorde senza lavorare, ma questi sono i ladri. Those people that make money without working are the robbers. Gloria a Dio. Ma noi che siamo cristiani e figli di Dio, dobbiamo lavorare onestamente. But we Amen. Are children of God, we need to work. Gloria al nome del Signore. Allora il tempo passava e siamo venuti in Canada. And time passed, and so we came to Canada. So, se abbiamo abitato per 6 mesi con mia sorella. We lived with my sister for 6 months. Mentre c'è nato un bambino chiamato Giulio, che adesso questo è un pastore di una chiesa di 500-600 membri nella città di Vancouver. In the meanwhile, we had a child. The Lord gave us a child, Giulio. That now is a pastor in Vancouver, over 500 members. Amen. A lui la gloria, benedetto il nome del Signore. To God be allora, the glory. Allora ogni tanto col figlio di mia sorella si litigavano. And once in a while my child with my sister's child, they will fight. Ci ho detto a mia moglie, non vede che i bambini si litigano? Perché non cerchiamo qualche appartamento da un'altra parte? Can you see our children are fighting? Maybe we should find another apartment to live. Così avendo un cugino là, ci ho detto, senti, ma sai tu se c'è qualche appartamento qui vicino? So I asked one of my cousins to see if he has an apartment close to him there. Allora lui mi ha detto, ma sai, c'è un paesano nostro che abita qua vicino, che il nipote di sopra se ne deve andare. And there is a countryman, an Italian guy, that he has a flat for rent, because my nephew is going away from apartment. Allora, come devo dire, siamo andati là, questo mio cugino mi ha detto, sento Corrado, che c'è? And this cousin of mine came to me and said, what's happening? Vede che là ogni sabato fanno il riunione non scantinato. Be careful that in that house where you're going to live, in the basement, they do prayers. E io ci ho detto, ma che me ne importa a me, noi abitiamo sopra, loro nel primo piano, il culto lo fanno in un abbassamento, loro sono per conto suo e noi per conto noi. Chi ne comprendeva? Io non conoscevo il Signore a quel tempo. I didn't care whatever they did in the basement, because I lived up there on the flat, so whatever they did didn't bother me. Comunque, come siamo andati a abitare là, la prima volta ci hanno abitato a mangiare. So when we went to live in that house, the first time that we went there, the first week probably, they invited us to eat with them. Allora sapete, noi abituati, io a quel tempo mezzo chilo di pasta me la galoppiavo in 2-3 forchettate. In those days when I was young, 1 kilo of pasta was for me half a kilo. Would be just no, gone non right mi away. Gloria a Dio, alleluia. E allora ho preso la forchetta per cominciare a mangiare. So when the food was on the table, I was taking the fork and starting to eat. Il padrone di casa, oh scusate, noi prima di mangiare ringraziamo il Signore. And the owner of the house said, excuse me, stop one moment here. Before we eat, we always pray. Ma è sembrato poco, ha messo la forchetta qua, dico ora devo aspettare a lui. So I said reluctantly, I got to put the fork back and wait for him now. Così ha fatto la preghiera, abbiamo mangiato.
So he did the prayer and then we start to eat. E poi ci hanno detto, se avete piacere, noi qui a sabato alle 5:30 facciamo la riunione non scandinato. And then they said, if you don't mind here, every Saturday at 5:30 we have a service here, we pray. Ora, siccome erano I padroni di casa, because they were the owners of the house, ci è sembrato male a dirci di no, e abbiamo accettato. I could say no, so I accepted. So, quando siamo scesi, diciamo, nel bassamento, c'era un vecchiarello di 60-65 anni. So, when we went in the basement, there was this older man, about 60 years old. E allora, come si è arrivato là, mi dà la mano, pace e Dio ti benedica! Mi bacia a destra e a sinistra. So, when I met him, he came and hugged me and kissed me in the cheeks, you know. E ho detto in me stesso, ma che vuole questo da me che mi bacia a destra e a sinistra? And I said, who's this man that he kisses me on the left and the right? That's Italian style. Ma io non comprendevo perché non conoscevo il Signore. I didn't understand because I didn't know the Lord. Ma grazie a Dio che poi piano piano questo fratello anziano è divenuto, diciamo, un padre spirituale per me. And this older man slowly he became like a father to me, spiritual. Allora, father. Quando siamo entrati, hanno cominciato il servizio, hanno cantato dei cantici, hanno fatto la preghiera e hanno cominciato a predicare. So when I came in, they started to sing and then they started to preach. The Ma word. Io già vedevo e sentivo l'atmosfera di quella stanza che se una cosa che non l'avevo sentito mai in vita mia. But somehow in that prayer, in that service, I felt something that I never felt before. Ed era lo Spirito Santo di Dio che galleggiava in quella stanza. And that was the Holy Spirit already working in my life in that room. E ha toccato il mio cuore. And he touched my heart. E ho detto in me stesso. And I said to myself, Signore, da oggi in poi ti voglio servire per tutti I giorni della mia vita che tu mi dai. And I promise to the Lord, I say, from now on, I want to serve you all the days of my life. Infatti, prima di quello, avevo fatto una richiesta al Signore. Before of that, I made a request to the Lord. Ha detto, Signore, se tu esisti, rivelati nella mia vita. If you exist, please reveal yourself to my soul. Così un giorno, mentre che lavoravo, mi trovavo Shepard e Leslie. So one day, as I was working there on Shepherd and Leslie, ero solo verso le 11:30 di mattina. I was alone working, and it was about 11 o'clock. Unica volta, sento una pace, sento una gioia, sento dentro di me che Dio mi ha visitato dall'alto, ha cancellato I peccati e ha messo il suo spirito nella mia vita. Suddenly I felt something working in my heart while I was working there, a peace passed all understanding. Ho alzato il capo così, ho detto gloria a Dio. I lift up my voice and I say glory to God. Ho detto Signore, ovunque vado racconterò come tu mi hai salvato. And I said Lord, wherever I go I will tell everybody how you saved me. Tornando indietro, la malattia era sempre là nel mio corpo. Going back in time, my sickness was always in my body. Allora è successo che ho domandato al mio pastore, ho detto fratello Ippolito, pastore Ippolito, sai se ci sono specialisti qui a Toronto? So I asked my pastor of those days, brother Ippolito, to see if there is a specialist that heals this kind of sickness. E lui mi ha detto fratello, ora domanda a un altro fratello che poi domenica che viene ti darò il telefono. I'm going to let you know, I'm going to talk to this other brother and then next week I'm going to let you know the results. Così siamo andati, è venuta la domenica e siamo andati in chiesa. So Sunday came and we went to church. Ora quella domenica là c'era un pastore di fuori. Now that Sunday there was a pastor that used to come from from United States. E allora questo pastore quando ha cominciato a predicare raccontava delle testimonianze. So while he was preaching, he would tell the testimonies of healings that he had seen the pastor. E diceva così, mentre che ci trovavamo a Syracuse, New York, quando abbiamo fatto l'invito, due sorelle sono venute avanti. And he said that while he was in Syracuse, in the United States,
when they did the invitation for healing, two sisters came before. Una aveva la tiroide alta e l'altra aveva un tumore grosso quanto un'arancia così nel fianco. One lady had a diabetes, the other one had a tumor in her body. Abbiamo pregato per queste due sorelle e il Signore l'ha guarito. And he said, we have prayed for these two sisters and they have been healed. Quando ho sentito questo, gli occhi si sono aperti così. When I heard this, about this healing, my eyes were really open now. Ho detto in me stesso, Signore, se tu sei stato potente un mese fa a guarire queste due sorelle, non sei potente di guarire pure a me. And I said, Lord, if you are powerful to heal these two women 2 months ago, aren't you able to heal me too? Così, quella era di mattina che c'era il servizio, perché facevamo due servizi, uno alla sera come qui. Alla sera siamo andati in chiesa. This is... Alla sera siamo andati in chiesa. Yeah, this was a service in the morning, but then we came to the service at night because the same pastor was on the service at night. E allora il pastore ha cominciato a predicare. Alla fine ha fatto l'invito per andare avanti. And the pastor preached and then invited people to come in front. E io ho detto in me stesso, ora c'erano tre gradine per andare nel pulpito. Go ahead. And then I said, there is three steps to come up on the pulpit here on top. Ho pensato, dico, ora mi ginocchio qui, così come lui scende, prima di tutto prega per me. Now what I'm going to do is, I'm going to kneel down right on the steps, because when he goes down, I'll be the first one that is going to see me there. Believe it or not, he's come last. And believe it or not, he came the last. E io dicevo a mente mia, ma questo così la ragiona. And this is the way we're reasoning things. Ma anyway, è venuto alla fine, dopo che ha finito di pregare per tutti, è venuto da me. But after he prayed for all the others, then he came to pray for me. E mi ha detto, fratello, che si tratta? Brother, what's happening? E io ci ho detto quello che avevo, che ero licenziato dai dottori. And I told them that the doctors, they washed their hands about my sickness. Però ci ho detto questo qua. Non me ne vado di qua questa sera se Dio non mi guarisce. But I said this, I'm not going tonight from this place until the Lord heals me. Quando lui ha sentito questa fede solida, when he heard of this solid faith from me, mi ha detto, fratello, in ginocchio e prega al Signore. He said, get on your knees, brother, and pray to the Lord. Non appena mi sono inginocchiato di nuovo, as I kneeled down again, unica volta, all at once, senza perdere tempo, without losing time, sento un vento impetuoso qui nel capo. It came like a strong wind on my head. E girava così. And e io facevo a mente mia, dico, ho aperto gli occhi e dico, ora può darsi qualcuno ha lasciato la finestra aperta. So I opened my eyes, I thought maybe somebody left the window open somewhere. Ora non era vento, è venuto come un vento, ma era lo Spirito Santo di Dio, gloria al nome del Signore. It was not a wind from the door, but it was the power of the Holy Spirit. E quando diciamo è venuto tutto questo Spirito, non è che si è fermato qua, ha cominciato a scendere, né petto, né fianco, né fino che arrivate ai piedi. And when it started this wind to come on my head, it came through my body, from my chest to my feet. Quando ho realizzato che ero guarito, ho cominciato a saltare di gioia lì dentro e tutti hanno visto che il Signore mi aveva guarito. And when I realized I was healed, I started jumping and running inside the church. E la gloria e l'onore la diamo al Signore. And the glory goes to God. Amen, perché lui è degno di essere glorificato. He is worthy to be glorified. Amen. Amen. E questa è la testimonianza che dovevo dire. Gloria al nome and del this Signore. Is the testimony that I was going to tell ora, you tonight. Ora sapete la vostra Bibbia, capitolo 3 del profeta Giona. Now we're gonna, if you have the Bible, chapter 3 of Jonah. Capitolo 3, cominciando dal verso 1, dice così. Vuoi leggere tu? 3:1. Jonah from chapter 3, verse 1 to verse 10. Okay, read. You read. And it says, and the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, arise, go unto Nineveh, the great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So Jonah rose and went unto Nineveh according to the word of the Lord.
Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. And Jonah began to enter into the city a day's journey. And he cried and said, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." So the people of Nineveh believed God and proclaimed the fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him and covered him with sackcloth and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, "Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed nor drink water, but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God. Yea, let them turn everyone from his evil way and from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger that we perish not?" And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did not. Amen. Gloria a Dio. Un bel passo che abbiamo il fratello ha letto, ma a me mi piace tanto perché quello che dice qui, guardate come parla. Per esempio, il Signore l'ha comandato, questo infatti dice qui, ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta. And now the Lord sent the word for the second time to Jonah. E Dio aveva parlato la prima volta, ma lui non ha obbedito. God spoke the first time to Jonah, but he didn't listen. E Dio ci liberi se il Signore ci mette qualche cosa nel cuore e noi non obbediamo. God help us if God puts something in our hearts and we don't do it. Ora Giona è andato e infatti il Signore ci ha detto così. Jonah went and the Lord said this. Levati, vai a Ninive, la grande città, e proclama di essa il messaggio che ti comando. Così Giona si levò, andò a Ninive secondo la parola dell'Eterno, e Ninive era una grande città, molto grande davanti a Dio delle giornate. Giona cominciò a intrarsi nella città per il cammino di una giornata, predicando diceva, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. This is already what I read before, yeah. Il messaggio che ha dato Giona, the message that Jonah gave, sono 7 parole. They are 7 words. Ravvedetevi, perché se no dentro 40 giorni Dio distruggerà questa città. Repent or in 40 days God will punish this nation. È un messaggio corto? It's a short message. Ma in questo messaggio corto, but in this short message, c'era il giudizio di Dio. There was the judgment of God. Perché se loro non si ravvedevano, Dio li distruggeva come Sodoma e Gomorra. Because if they didn't repent, God would have destroyed them like Sodoma and Gomorra. Allora i Ninevite credettero a Dio, proclamarono il digiuno e si vestirono di sacco dal più grande al più piccolo. And they believed God and they dressed up with sackcloth and they fasted. Ma quello che mi piace, quando la notizia è arrivata al re di Ninive, but this I like, that when the notice or the message of Jonah reached to the king, si è levato la giacca, he took his jacket or his clothing, significando buttando a terra tutta l'autorità che lui aveva come re. He just humbled himself as a king. E guardate quello che dice qui. And look what he says here. Quando la notizia arrivò al re Ninive, si alzò dal trono, si tolse il manto e si coprì di sacco e si mise a sedere. Per decreto del re, suo grande, fece quindi proclamare e divulgare a Ninive ordine che dicevano: uomini, donne, dovete digiunare, dovete pregare, dovete, diciamo, come devo dire, arrendervi a Dio e pentirvi dei loro peccati, dei vostri peccati. And so that's when the king proclaimed repentance for the people to change their attitude, their lifestyle, and to turn to God. Ma la cosa bella è che quando hanno udito il messaggio, the good thing that is that when they heard the message, si sono ravveduti. They repented. Si sono pentiti. They repented. Vi dico una cosa. I tell you something. Il Dio non manda nessuno all'inferno.
God doesn't send nobody to hell. Se Dio non li avvisa. Before God advised them. Or so, avvisando questo popolo, questa città di Nineve. So God sent a message to these people. Se voi non vi ravvedete, io vi distruggerò. If you don't repent and turn, I will destroy you. Ma la cosa bella è che loro si sono pentiti dei loro peccati. But the good thing is that they repented from their sin. E se tu questa sera è per la prima volta che ti trovi in questa chiesa, and if this is the first time you come to this church, e senti il tocco da Dio, and you feel that the Holy Spirit is touching your heart, e Dio non ti vuole mandare all'inferno. Se tu sei qua, diciamo è perché Dio ti ha portato qui. God will not send you to hell. If you find yourself in this church, it's because God has drawn you in. So this il mio consiglio è questa sera. My counsel for you is. Arrenditi al Signore. Surrender your life to the Lord. Accettalo come unico personale salvatore nella tua vita. Accept him as your personal savior in your life. E tu riceverai la vita eterna in Cristo Gesù. And you will receive eternal life. Amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Possa Dio benedirci a tutti quanti. May the Lord bless all of us. Ora la bellezza di questo, diciamo, popolo, questa città di Nineve, che cosa è? The beauty of this city of Nineveh was this. Che si sono ravveduti. That they repented. E Dio non l'ha distrutto. And God did not destroy Nineveh. Anzi, l'ha salvato. He has saved them. E come ha salvato a loro, ha salvato a te, ha salvato a me, ha salvato uno, ognuno di noi. And the way he saved Nineveh, he did it for us too. E stasera, stasera vuol salvare se c'è qualcuno che ancora non ha accettato il Signore. And tonight the Lord can do it to anybody that is not l'ultimo, saved yet. L'ultimo verso dice così, il numero 10. The last verse 10 says. Quando Dio vide che si facevano, cioè che si convertivano dalla loro via malvagia, Dio si pentì del male che aveva detto di fare e non lo fece. And this verse 10 says, and God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did not. Vedete, noi serviamo un Dio buono. We have a great, good God. E Dio non ci ha creato. Se vi dico una cosa, che Dio non ha creato l'inferno per l'uomo o per l'umanità. God did not create hell for humanity. L'ha creato per il diavolo e per i suoi angeli. He created for the devil and his angels. Ma per noi ha creato il paradiso. But for us he has created heaven. E se tu vuoi andare in paradiso cominciando da questa sera, and if you want to go to heaven, ravvedati, gloria al nome del Signore. You need to repent. Accettalo come unico personale salvatore. Accept Jesus in your life. E tu riceverai la corona della vita un giorno. And you will receive the crown from heaven. Gloria al nome del Signore. È un bel passo, è un bel passo, perché io vedo quello che è successo in questa città. It's a great passage of the Bible because I see what happens to this city. Sapete che è successo in questa città? You know what happened to this city? Un risveglio. There was a revival. E io sto pregando sempre, ha più di 48-50 anni che sto pregando per un risveglio. More than 48 years I'm praying for a revival. E quando prego la mia preghiera è stata sempre. And when I pray my prayer has been. Signore risveglia il mio cuore. Lord revive my heart. Manda un risveglio nella mia famiglia. Send a revival in my family. Manda un risveglio nella nostra chiesa. Send a revival in our church. Manda un risveglio nella nostra città. Send a revival in our city. Manda un risveglio in Germania. Send a revival in Germany. Manda un risveglio in Svizzera. In Switzerland. Manda un risveglio in Ireland. In Ireland. Manda un risveglio in Italia. Even in Italy. Manda un risveglio in Germania. Send a revival in Germany too. In Giappone. Japan. Signore, prima che tu ritorni. Before that you return, Lord. Manda un grande risveglio in tutti send i quattro canti della terra. The world. Affinché possiamo vedere la tua gloria, gloria that we can see the glory of God. E sto pregando sempre, gloria al nome del Signore. And I'm praying always che Dio rinnova il risveglio di Azusa Street. That the Lord will renew the Azusa Street revival in our lives. 3-4 volte alla settimana vengo e mi inginocchio in quella sedia là. I come in this church 3 times a day
and I get in my knees here and pray per un'ora, un'ora e mezza di preghiera. For an hour and a half of prayer. E non dico altro, Signore, riempi le siete vuote che sono in questa chiesa. And I ask the Lord, fill this place. Raddoppia il numero. Double up the number of anche people. Che si possono fare due servizi la mattina. Even that you can do two services in the morning. Non solo che tu la devi riempire di 1200 persone. Not only to fill it to the capacity. Ma a potere nulla è impossibile, tu puoi salvare diciamo un'altra 2400 persone. That you can save another 2400 Amen. People here. Ci Amen. Crediamo perché il Dio che noi serviamo è un Dio grande. Do we believe it? È un Dio di risveglio. Is a God of revival. Sta a noi, fratelli e sorelle. It's up to us. Vi dico una cosa. I tell you something. È tempo di cercare il Signore. It's time to seek Se the noi Lord. Cerchiamo il Signore manderà il risveglio in questa chiesa. If we seek the Lord will send a revival in this Amen. Church. Ci crediamo Amen. A questo. Oh, Amen. Gloria al nome del Signore. Benedetti Dio, benedetti Dio. Gloria al nome Amen. Del Signore. Ora per vedere se il Signore ha salvato questi Nineviti, andiamo in San Matteo capitolo 12. Now to see if God saved the people of Nineveh, we're going to see Matthew 12. Matteo capitolo 12, 12, Matthew 12, 39. Verso 41 dice così. Verse 41. I Nineviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno. Perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona ed ecco qui c'è uno più grande di Giona. This is Jesus talking. It says, the men of Nineveh shall rise in judgment with this generation and shall condemn it because they repented at the preaching of Jonas and behold, a greater than Jonah is here. Amen. E se l'ha detto Gesù, and if Jesus said that, io ci credo che i Ninevite si convertirono al Signore. I believe that the Ninevites they converted themselves. Amen. To the Lord. Un giorno li vedremo, eh? And one day we're going un giorno see them. Li vedremo, gloria al nome del Signore. Amen. Ora io quello che voglio incoraggiare io è questo qui. What I want to encourage you is this. Vedete, io ho detto che vengo solo là, se fossimo cinque, perché è scritto nella parola di Dio. I said that I come only by myself here to pray, but if there were four or five people coming with me to pray, perché è scritto nella parola di Dio uno ne caccia mille e due 10,000. The Bible says the one will cast 1,000 and five 10,000. Il Signore sta a cercare degli intercessori. God is looking for intercessors. Amen. Amen. Possa Dio toccare i vostri cuori. May the Lord touch your hearts. Che possiamo veramente pregare per un rinnovamento del risveglio. That we may pray for a renewing of the revival. E la mia preghiera è sempre questa. La mia preghiera è sempre questa. And my prayer is always this. Signore, rinnova il risveglio di Azusa Street. Lord, renew the revival of Azusa Street. Signore, rinnova il risveglio del Galles. Renew the revival of Galles. Signore, risveglia, rinnovi il risveglio dell'Africa. Renew the revival that has been in Africa. Ora, se Dio l'ha fatto nel secolo passato, if God did it 100 years ago, e Dio lo può fare pure in questo secolo. God can do it this century too. Amen. Ci crediamo amen. A questo. Io dico sì ed amen. I say yes and gloria amen. Gloria a te, Signore. Il Signore è pronto a aprire i cataratte dal cielo. The Lord is ready to open the windows of heaven. E a mandare il suo Spirito Santo nel mezzo di noi. And to send the Holy Spirit in our midst. E possa Dio riempirci a tutti quanti. And may God fill all of us with the di Holy potenza, Spirit. Of power. Di spirito. Of the Spirit. Affinché quando parliamo andiamo a testimoniare, la gente si convertono. That when we go and talk to the people, they might be convicted with our testimony. Un altro passo, fate degli apostoli. On another side, on the Acts of the Apostles, Fatti degli Apostoli, capitolo 4, chapter 4 of the Acts, verso 24. Verse 24. Questi sono i discepoli quando i scribi e i farisei l'hanno mandato fuori. This is the apostles when the scribes and the Pharisees they cast them out. Allora, verso 24 dice così: e di essi udito ciò,
alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord and said, Lord, thou art God, which hast made heaven and earth and the sea and all that is in them. Il verso 29 dice così: ed ora, Signore, considera le loro minacce e conceda ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiono segni, prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E, ok, go ahead, brother. And verse 29 and 30 says, and now, Lord, behold their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word, by stretching forth thine hand to heal, and the signs and wonders may be done by the name of thy holy child. Amen. Jesus. Amen. Verso 31 dice così, marcatelo. Verse 31 says this: e dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunate tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Vogliamo che questo luogo trema? We want that this place will shake. Sta a noi. It's up to us. Se noi ci umiliamo, if we humble ourselves, se noi preghiamo il Signore, if we pray to God, se noi crediamo a Dio come hanno creduto i discepoli, if we call upon God the way the disciples did, io vi incoraggio, fratelli e sorelle, I encourage you, brothers noi and sisters, noi cominciando da quest'anno vedremo la gloria di Dio. Starting from this year, we're going to see the glory of God. Amen. E io ci credo con tutto il cuore. I believe with all my heart. Perché noi serviamo un Dio vivente. Because we serve the living God. Se lui l'ha mandato nel secolo passato, if he has, l'ha mandato nel secolo passato, if he has sent them in the century past, è potente di mandarlo pure in questo secolo. He can send a revival even in this century. E se noi preghiamo del continuo, and if we continually pray, e io penso che il Signore comincia da quest'anno. God will start from this year. Amen. Amen. Gloria a Dio. Glory noi to God. Abbiamo un Dio grande, fratello e sorella. We have a great God. A lui la gloria e l'onore. To him the glory. Perché? Perché lui è un Dio grande e misericordioso. Because we have a great God and merciful God. Ora avete sentito la mia testimonianza come il Signore mi ha guarito. You have heard the way God has healed my body. Avete sentito come il Signore mi ha salvato. The way God saved my soul. Se volete essere salvati questa sera, if you want to be saved, se volete accettare il Signore, if you want to accept Jesus tonight, venite avanti e noi pregheremo sia per la salvezza sia per la malattia. You can come in front here and we're going to pray for healing and for salvation. Prima di chiudere voglio raccontare una piccola testimonianza. Before I close, I want to tell a little testimony. Anni fa mi trovavo in un paese in Sicilia. A few years ago I found myself in Sicily. Allora, dopo che ho finito di predicare, la pastoressa mi ha detto: Pastore Gabelli, prega per questo uomo, perché ancora un mese che viene in chiesa e credo che nemmeno salvato era. And the pastor of this church called me and he told me to pray for that man because ancora forse nemmeno salvato era. Yeah, he wasn't even saved. Era lui, la moglie e due bambini. Was him, the wife, and the ma la pastoressa mi ha detto: lo sai, Ricci, questo uomo l'hanno messo nella lista che il cuore che lui c'ha non funziona. The pastor told me this man, they checked his heart and his heart is not working well. E stava aspettando se moriva qualcuno per farci il trapianto del cuore. He was waiting for a transplant of the heart. Così, quando è venuto avanti, abbiamo pregato. When he came in front, we prayed. Non è che ha fatto una preghiera lunga come scrive i farisei. I didn't do a prayer like the Pharisees. Ho detto poche parole, ma prima di chiudere, alla fine ho detto così. I said a few words, and then at the end I said this. Ho detto: Signore, crea un nuovo cuore in questo uomo. I said these words: Lord, create a new heart in this man.
Ed è finita così. Poi io sono ritornato in Canada. And finished like that, and then I went back to Canada. Però poi ogni diciamo nel principio dell'anno io sto telefonato sempre ai pastori dopo aver visitato le chiese. And every year at the beginning of the year I will phone all the pastors or the churches where I went to. Quando preach ho telefonato there. A questa pastoressa, when I phoned to this pastor, lady pastor, mi disse: Pastor Cabelli, you remember, ti ricordi quanto ha pregato per questo uomo? Yeah, she said, Pastor Corrado, do you remember when you prayed for that man with the heart problem? Che tu hai detto, Signore, crea un nuovo cuore in questo uomo. You have prayed and you said, create a new heart in this man. Ha detto, sì, mi ricordo. Yes, I remember. Il Signore l'ha fatto. The Lord did it. E questa è la cosa bella, che il Signore ci ha creato un nuovo cuore. This is the great thing, that the Lord created a new heart. E poi ho telefonato a questo fratello. Then I phoned personally to this man. E mi disse, adesso sto lavorando. And he said, now I'm working. Vedete il Dio che può fare? You see what the Lord can do? Il Dio può creare un nuovo cuore. God can create a new heart. Il Dio può creare una nuova gamba. God can create a new leg. Dio può creare un nuovo braccio. A new arm. Quante persone pure ho sentito, diciamo, quando solo ho pregato, ce n'era una che aveva tre tumori qui nel collo. There was a lady that she had three tumors in the neck. Ho pregato, ho detto, Signore, guarisci questa sorella. And I said, Lord, please heal this sister. La settimana venendo è andata nel dottore. The next week she went to the doctor. E il dottore ha cominciato a visitarla. And the doctor visited her. E dove sono i tumori che erano qui? And said, I don't see no tumors in your neck. Il Signore in battere d'occhio l'ha guarito. And the Lord has healed her. Torno indietro un minuto. I go back 1 minute back. Per quell'uomo che il Signore ci ha creato un nuovo cuore. For that man I'm going to speak. Quando è andato aveva la dottoressa. Per dottore aveva la dottoressa. La dottoressa l'ha visitato. Okay, the doctor visited a questo uomo che Dio ci ha creato un nuovo cuore. To this man that he had a new heart. E la dottoressa è rimasta meravigliata. And the doctor he was marveled to see what happened ha to detto, this man. Ha detto: "Ma tu qua c'hai un nuovo cuore, non c'è più quello vecchio." He said, "You have a new heart. You don't have the old one." Gloria a Dio. Alleluia. A lui la gloria e l'onore. To God be the glory. E vi dico una cosa. And I say something to you. Che i dottori, the doctors, quando vedono queste cose che loro non possono fare, when they see something that they cannot do, infatti questa dottoressa non poteva creare un nuovo cuore. This doctor, she could not heal this man. Ha realizzato che questo miracolo veniva da Dio. She realized that this was a miracle from God. E volete sapere un'altra cosa? You want to know another thing? La dottoressa si è convertita al Signore. The daughter, the lady daughter, she converted to the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Oh, gloria a te, Signore. Noi serviamo un Dio grande. E non c'è un Dio più grande del nostro Dio. There is no greater God than our God. Potesse predicare per un'altra ora. I could preach for another hour. Ma poi il pastore mi licenzia, non devo venire più. Then I'm going to get fired. Adesso finisco, termino. Sono contento now che il pastore mi ha dato questa opportunità di raccontare la testimonianza. I thank the Lord for the pastor gave me this opportunity. Ma ce n'ho tante testimonianze. Che ovunque sono andato nelle chiese, by the way, ho predicato l'Evangelo in 7 nazioni. I've been in preaching the word of God in 7 nations in Europe. E per 12 anni ho predicato in una radio. And for 12 years I've been preaching in a radio. Questa radio, quando diciamo, ho domandato al produttore della radio. When I asked the production manager of the radio. Ho detto, fratello, ma quanto ascoltatori ci sono per quando sentono la radio? Brother, can you tell me how many people are listening to the radio? E lui mi ha radio? Detto dai 20 a 30.000 persone. From 20 to 30,000 people they were listening to the radio. E ogni prima domenica del mese. And every first Sunday of the month, from my home, dalla mia casa, from my house, prendevo il telefono alle 6 di mattina di qua. I would take the phone at 6 o'clock perché in the morning. Perché a Siracusa erano diciamo mezzogiorno. Because in Italy it's 12 o'clock. Perché c'è 6 ore di spostamento. There's 6 hours of difference. Pronto, fratello Nunzio.
Brother Nunzio, hello. Pace, how are you? Come stai? God bless you. How are you? Ci diamo i saluti, ok, fratello, ti metto in diretta. Okay, brother, now you're in direct to the alive, radio. Alive in the radio. E così, dal telefono di casa mia, mi metteva in diretta a Siracusa, che ci sono 7-8,000 chilometri. And from my house, I will be speaking in Siracusa, 7 or 8,000 kilometers away. E grazie a Dio predicavo la parola di Dio per mezz'ora. And thank God I was preaching the word of God for half an hour. Questi sono miracoli che solo Dio può fare. These are only miracles done Amen. By God. Amen. Oh, gloria a Dio. Io non so, ma se un'altra volta il Signore mi dà questa opportunità di parlare qualche cosa altra, o il pastore mi dà l'opportunità, chissà, nel futuro, io non so. No, maybe in the future if it's racconterò altre cose, altri miracoli che Dio ha fatto. The Lord willing, if I get another chance to preach and give a chance Amen. To the interpreter to go after him. Il Dio vi benedica. God bless you. C'è qualcuno che vuole venire avanti e accettare il Signore? If there is somebody that needs prayer tonight, ci sono due siciliani là, paesani nostri. Venite avanti senza che vi vergognate, che noi pregheremo per voi. There is two Sicilians from our country that they want to come ahead in front here for prayer. Amen. Yes, if the pastor wants to come too. God bless you. Amen.